Ciao ragazzi, rieccoci con un altro video. Come avete letto dal titolo, oggi sarà una ricetta un po' particolare perché è in collaborazione con una onlus che si chiama Movimento Shalom. Il Movimento Shalom è un'associazione no profit che nasce in Toscana. Il suo scopo è quello di diffondere la pace e la tolleranza nei confronti dei più bisognosi e quindi delle persone meno fortunate di noi. Nel 2010 questo movimento ha fondato una università a Burkina Faso, in Africa, con le principali facoltà di diritto, agroeconomia e scienze della comunicazione. Sappiamo tutti che purtroppo in Africa la situazione non è delle migliori, quindi in genere i ragazzi e le ragazze, anche se hanno volontà e quindi vogliono studiare, purtroppo sono costretti ad abbandonare gli studi. Lo scopo di questa università è appunto promuovere l'istruzione attraverso delle borse di studio che vengono offerte ai ragazzi più meritevoli, per far sì che questi ragazzi abbiano un'istruzione dignitosa che contribuisca allo sviluppo dell'Africa. Come ogni anno, da 15 anni a questa parte, l'associazione Shalom organizza la raccolta fondi delle mele per la pace, di cui sicuramente voi avete sentito parlare. E attraverso dei volontari vengono allestiti degli stand, sia in alcune piazze italiane che davanti ai supermercati Coop. Viene fatta appunto una raccolta fondi e simbolicamente vengono donate delle mele che sono state donate gratuitamente dai produttori di mele, appunto. Quindi troverete gli stand della raccolta fondi Mele per la Pace in alcune piazze italiane. Io ovviamente, per sapere tutte le città interessate dove si organizzano queste raccolte, vi metto tutti i link qui sotto nell'info box, così voi potete controllare tranquillamente dove vengono effettuate queste raccolte fondi. Quindi gli stand verranno aperti nei fine settimana del 24 e 25 ottobre, 31 ottobre e 1 novembre e il 7 e l'8 novembre. Io spero che voi doniate qualcosa, se ovviamente nelle vostre città si organizzeranno questi stand, altrimenti se volete dare una donazione loro hanno un codice IBAN a disposizione, potete fare anche delle adozioni a distanza, insomma ci sono tantissimi modi per donare e quindi per aiutare qualcuno. Io ringrazio tantissimo Costanza perché mi ha contattato per fare questa collaborazione, di cui vado tantissimo fiera. E niente, la saluto e la ringrazio ancora. Poi, cambiando argomento, oggi farò una videoricetta, però per rimanere in tema ho deciso di fare una ricetta a base di mele. Preparerò le rose di mele, che sono una ricetta più che altro di impatto, appunto perché sono veramente carine. Sono sia buone, però la cosa che colpisce è appunto perché sembrano delle vere e proprie roselline. Quindi ragazzi, che dire, se volete vedere come preparo la ricetta, seguite il video. E mi raccomando, date un'occhiata al sito perché è veramente importante sia donare che aiutare qualcuno. Allora ragazzi, per preparare le nostre rose di mele avremo bisogno di un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 3 cucchiai di zucchero di canna, una noce di burro, due mele. Io in questo caso ho una mela un po' più grande dell'altra, però voi ovviamente potete utilizzare qualsiasi tipo di mele, però vi consiglio di utilizzare quelle con la buccia rossa perché accentueranno ancora di più la forma delle vostre rose. Il succo di un limone e cannella quanto basta. Quindi che dire ragazzi, detto questo, cominciamo! Quindi ragazzi, per prima cosa occupiamoci delle mele. Dopo averle lavate e asciugate per bene, le andiamo a tagliare a metà. E le andiamo a privare sia di queste due estremità sia del torso all'interno. Quindi capovolgiamo le nostre mele e le andiamo a tagliare a fettine molto sottili. In una ciotola vado a mettere le nostre fettine di mela e le cospargo di succo di limone. In una padella vado a metterci il burro, lo zucchero di canna e le mele. Volendo, per aiutare la cottura, potete aggiungere 2 cucchiai d'acqua. Quindi adesso vado a mettere tutto sul fuoco e una volta che le mele sono leggermente appassite, saranno pronte. Nel frattempo occupiamoci della sfoglia, quindi la andiamo a tagliare formando 6 striscioline.
Ogni striscia ci servirà per formare una rosellina, quindi in totale con un rotolo di pasta sfoglia rettangolare formerete 6 rose. A questo punto possiamo assemblare le nostre rose. Quindi prendiamo le nostre mele e le andiamo a posizionare in questo modo, facendo in modo che strabordino un pochettino. Accavalliamole leggermente una sull'altra e continuiamo così per tutta quanta la striscia. Cospargiamole di cannella e le andiamo a chiudere. Adesso non ci resta che arrotolare la striscia su se stessa. Ed ecco qui la nostra prima rosellina pronta. Per far sì che non perdano la loro forma iniziale, li vado a posizionare in uno stampo per muffin. Volendo potete cospargerci sopra altro zucchero di canna oppure un altro po' di cannella. Adesso le andiamo ad infornare a 170 gradi per 25 minuti circa. Ovviamente voi controllate sempre i tempi di cottura del vostro forno. Ed ecco qui ragazzi, ecco le nostre rose di mele pronte per essere gustate. Il video di oggi finisce qui. Come al solito vi rimando alla prossima video ricetta e buon appetito. Ciao!